Signori, benvenuti in questo nuovo video. Mettetevi comodi perché il video di oggi sarà realmente molto approfondito e molto denso di contenuti, perché andremo a vedere come creare un business di consulenza da zero in 90 giorni. 90 giorni per creare il proprio business di consulenza da 10.000 euro al mese. Ora, molti leggendo 10.000 euro al mese sul titolo avranno sgranato gli occhi, avranno detto: ma come 10.000 euro al mese? È impossibile raggiungere queste cifre. Cioè, c'è chi li guadagna in un anno. Sì, però c'è anche chi 10.000 euro li fa tranquillamente in un giorno se cambiamo ambiente. Quindi la prima cosa da capire innanzitutto è che non dovete porvi dei limiti mentali. È tranquillamente possibile raggiungere queste cifre. Non sto dicendo che sia facile, immediato, raggiungibile da chiunque e che sia così un gioco da ragazzi. C'è bisogno comunque di tempo, di impegno e di molti, molti sacrifici. In questo video partiremo dalle fondamenta per poi andare a capire come muoverci, qual è il workflow quotidiano per i giorni seguenti, quindi da 0 a 30 giorni, da 30 a 60, da 60 a 90 giorni. Quindi nell'arco di 3 mesi bisognerebbe porre le basi per iniziare a generare cifre come queste, ok? Ora, io non ci ho messo 3 mesi ad arrivare a 10.000 euro al mese, ok? Lo scorso mese, se io vado a vedere, negli ultimi 31 giorni, ho generato 10.307 euro, ma non ci ho messo 3 mesi. Ora, l'esperienza che io ho accumulato, tutti gli errori che ho fatto, tutti i successi anche che ho avuto, ho scelto di condensarli all'interno di questo video, ma non voglio, anche qui, non voglio far passare il messaggio che guardate questo video e voi in 3 mesi raggiungete 10.000 euro al mese. Non voglio essere l'ennesimo venditore di sogni o di promesse ingigantite, no. Però voglio darvi quelli che sono gli step da seguire per iniziare comunque sia a generare qualcosa. Magari in 90 giorni non arriverete a 10.000 euro al mese, però arriverete a 2.000. Vi fanno schifo? Se siete a zero, sicuramente no. Se già siete a 2.000, magari seguendo questi step potrete arrivare a 3.000, 4.000, 5.000 e vi fanno schifo? Sicuramente no. Ora, prima di addentrarci nel workflow, c'è da capire che l'80% dei nostri risultati dipende, e te lo posso assicurare per esperienza, dalla nostra mentalità, da quello che noi pensiamo e da come approcciamo al business, al lavoro e alla vita in generale, cioè qual è la nostra attitudine anche quando si parla di soldi, ok? Molti quando si parla di soldi hanno quasi paura a parlarne, no? Perché è sempre stato un po' un tabù, è sempre stata una cosa da tenere nascosto. Beh, questa cosa non fa bene nel momento in cui voi volete guadagnare di più, volete avere una mentalità di abbondanza, perché magari con i soldi volete fare cose belle, volete fare carità, volete aiutare i vostri genitori, aiutare il prossimo. Quindi la prima cosa da fare è cambiare un attimo la mentalità sul concetto dei soldi, perché molti hanno questo limite autoimposto mentale sul fatto che i soldi non sono proprio il massimo, sono sporchi, bisognerebbe non parlarne. La prima cosa da cambiare è proprio questa. La seconda cosa che può aiutarvi a raggiungere risultati fuori dal comune, anormali, è considerarli normali. Che sto dicendo? Sto dicendo che in determinati ambienti fare 10.000 euro al mese è normale. Nell'ambiente dei calciatori fare 200.000 euro al mese o a settimana, non so quanto guadagnano, è normale. Nell'ambiente dei cantanti fare 12, 15, 20 milioni l'anno è una stagione andata bene. Nell'ambiente degli attori guadagnare 7, 8, 10, 20 milioni per un film è normale. Ora, quella è normalità all'ennesima potenza, ma tutto sta nel capire che molto dipende dall'ambiente in cui ci si colloca. Se ti collochi nell'ambiente in cui le persone fanno difficoltà ad arrivare a 1.000 euro al mese, a 800 euro, e se prendi 1.200 devi dire grazie, non arriverai mai a quei determinati risultati che vuoi raggiungere. A questi fantomatici 10.000 euro al mese non ci arriverai mai. Devi iniziare ad abbracciare il concetto che la normalità per te è un altro ambiente. L'ambiente di chi fa 5, 6, 7, 10, 20.000 euro al mese. Per te è la nuova normalità. E tu dirai: ok, sì, ma questa cosa l'ho già sentita diverse volte. Come si fa in pratica a cambiare il proprio ambiente e a cambiare la propria normalità? Perché voglio darti anche qualche suggerimento pratico. La prima cosa che ti suggerisco per cambiare la tua normalità è quella di circondarti di persone diverse, ok? Se ti circondi solo di persone che si lamentano, che faticano ad arrivare a 500 euro al mese, 800 euro al mese, che non vedono l'ora che arrivi il venerdì perché così staccano dal lavoro e non ne possono più, e oddio, tra un poco è lunedì,
oh mio Dio, si riparte con la settimana, non c'ho voglia di lavorare. Cioè, tutto questo ambiente, o l'ambiente in cui si parla solo di precarietà, di mancanza di opportunità, mancanza di possibilità, non fa altro che tenerti ancorato giù al terreno. Quindi la prima cosa è cambia il tuo ambiente. A questo punto potresti dirmi, ma come faccio? Io ancora vivo a casa con i miei, è una situazione che non si può cambiare così in maniera dall'oggi al domani, che cosa devo fare? Un suggerimento per far questo nel momento in cui sei impossibilitato, per esempio, ad andartene di casa, a cambiare città, a cercare un nuovo gruppo di pari, un gruppo di amici e di conoscenze, potrebbe essere quello di circondarti di persone che tu vuoi raggiungere, che tu vuoi diventare, anche digitalmente, anche online. Perché tranquillamente su YouTube ci sono persone che espongono i propri pensieri, i propri concetti, la propria vita, eppure sono milionarie magari, o hanno dei business, o hanno già raggiunto i risultati che tu vuoi raggiungere. Uno di questi canali per qualcuno potrei essere io, perché magari ho già raggiunto risultati che molte persone vorrebbero raggiungere e sono un punto di ispirazione magari per queste persone. Bene, circondarsi della mia compagnia, anche se virtuale, cioè su YouTube, con i miei contenuti gratuiti, può essere un modo per ampliare le vedute e per cambiare l'ambiente in cui si vive. Questo preambolo che ho appena fatto era doveroso, perché è inutile andare a spiegare i passaggi successivi, a spiegare cosa facciamo in 90 giorni, da 0 a 30, da 30 a 60, se poi non ci sono le basi solide di una mentalità forte, di una mentalità che è predisposta a raggiungere determinati risultati. Ora passiamo adesso alle fondamenta di un business di consulenza da 10.000 euro al mese. Allora, la prima cosa da fare è quella di settare le priorità. Questo è un aspetto molto importante per chi sta iniziando un business, ma anche per chi lo sta portando avanti magari con buoni risultati. Anche per me è ancora importante questo concetto di settare le priorità, perché dovete dare la priorità alle cose che portano un maggior valore economico, anche se non in maniera diretta, ma magari nel lungo periodo. Però se qualcosa porta un maggior valore economico, beh, quella ha la priorità. La seconda colonna portante di queste fondamenta è lavora ogni volta che puoi. Ora, non sto dicendo di rinunciare al riposo, rinunciare a un po' di relax, rinunciare a qualche giorno di off e di stacco totale, perché se lavori 24 ore al giorno, dopo una settimana sei morto. Non voglio far passare questo concetto che bisogna solo e soltanto lavorare, ma sto dicendo che nel momento in cui stai creando un business, lo stai portando avanti o lo vuoi far crescere, la tua priorità deve essere su quello. Si torna al concetto di settare le priorità. Quindi se c'è da sacrificare qualcosa, un'uscita, una vacanza, una qualsiasi altra cosa, beh, allora devi sacrificarla, devi prepararti al sacrificio, perché è un po' come chi vuole fare l'atleta olimpionico o il cantante o il calciatore, deve sacrificare qualcosa per arrivare a livelli alti. È così su tutto, funziona così. La terza colonna che regge la base del nostro business, quindi le fondamenta, è il settare gli obiettivi. Devi lavorare con degli obiettivi chiari in mente, perché altrimenti lavori e fai delle azioni anche quotidiane, anche mettendoci il massimo sforzo, ma senza un obiettivo chiaro, senza sapere dove stai andando. Invece setta da subito i tuoi obiettivi, anche se bassi, anche se non eccessivamente lontani o irraggiungibili. Setta degli obiettivi che sai di poter raggiungere in un arco di tempo ragionevole, in questi 90 giorni per esempio. Per esempio, se sei a zero, il tuo primo obiettivo potrebbe essere quello di arrivare a generare 2.000 euro al mese costanti. Se sei a 2.000, potresti porti l'obiettivo di generare 5, se sei a 10 quello di generarne 20, e così via. Cioè, poniti degli obiettivi che sono raggiungibili. Se sei a zero, non dire da qui a 90 giorni arriverò a 100.000. Magari ci arrivi, ma reputo che sia un obiettivo abbastanza improbabile da raggiungere. Adesso, dopo aver gettato le fondamenta, dobbiamo iniziare a costruirci sopra. E quindi andiamo a vedere nelle slide successive il daily workflow, cioè il workflow quotidiano, le azioni quotidiane da fare per creare il nostro business. Andiamo a vedere cosa fare dal giorno 0 al giorno 30, dal giorno 30 al giorno 60 e così via, ok? Ecco, quello che ti sto dando è una timeline che puoi utilizzare già da subito. All'inizio, purtroppo, questa timeline, soprattutto se non ti affidi a nessuno, non ce l'hai. Questa timeline che ti sto dando io l'ho costruita e messa insieme dopo anni di pratica e di esperienza, perché è normale che uno all'inizio non ha
una timeline, anzi prova, testa, fa, ci vuole mesi magari per testare una cosa, per capire come fare quella cosa, per vedere se sta funzionando, per replicarla. Quindi all'inizio uno non ha tutte le orme già pronte che può seguire, deve costruirsele. Avendole già fatte io queste impronte con la mia esperienza, ho detto perché non le condensiamo tutte insieme, così che diamo un percorso da seguire, così che metti passo passo sopra le mie impronte e magari in 90 giorni riesci davvero a raggiungere risultati eccezionali. Allora, i primi 30 giorni del tuo business servono a dare slancio ai successivi giorni, alle successive settimane, perché siamo ancora nel primo piano, ok? Poco sopra le fondamenta, quindi dobbiamo ancora costruire il tutto. Le prime cose da fare sono innanzitutto identificare la nicchia che vuoi colpire, cioè che tipo di persone puoi aiutare, che cosa sai fare per loro. Se ti lanci in un business di social media marketing, per esempio, perché sai fare le campagne Facebook o hai imparato a farle o imparerai a farle, campagne Facebook, campagne Google, insomma lead generation, sai come acquisire clienti attraverso i social per le attività, che è poi quello che faccio anch'io e che mi ha permesso negli ultimi 30 giorni di generare 10.700 euro, devi capire a chi ti stai rivolgendo innanzitutto, cioè a chi puoi dare effettivamente una mano. Se sei capace nel marketing, per esempio nell'acquisizione clienti, oppure se sai fare social media management, cioè gestisci determinate pagine, i contenuti, le storie, i sondaggi, i post, gestisci proprio il management della pagina, a chi puoi dare una mano? A chi puoi rivolgerti? Ecco, i primi 30 giorni servono a capire questo, identificare la tua nicchia, il tuo cliente ideale. Se già ce l'hai, bene, si passa direttamente ai passaggi successivi, però se non ce l'hai, da qualche parte bisognerà pur partire. Il secondo punto è creare l'offerta per il mercato. Una volta capito chi è il mercato e quindi la nicchia, dobbiamo capire che cosa possiamo offrire loro, cioè che cosa possiamo dare, e quindi creare un'offerta appetibile, cioè qualcosa che le persone realmente vogliono. Dopo aver settato i primi due punti, bisogna passare al testare i prezzi di vendita. Ora, non sono uno di quelli che ti dà il prezzo a cui devi vendere. Ho visto tanti video di pischelli che ti insegnano a fare social media marketing, social media management, queste cose qua, e ti dicono devi vendere a 1000 euro, tassativo, 1000 euro in su, almeno, 2000 euro ancora meglio. No, ragazzi, cioè se state appena partendo, non avete casi studi, non avete un brand, non avete un'autorità forte, vendere a anche solo 1000 euro al mese, sono 12.000 euro al mese e 12.000 euro l'anno per un'attività. Avete le capacità di portargliene almeno 4 volte tanto, perché se le avete, allora magari l'attività può anche scegliere di pagarvi 1000 euro, ma in ogni caso, se non avete uno storico, un brand, dei clienti che possono testimoniare, non venderete mai a quelle cifre. Eppure moltissimi continuano a dire devi vendere almeno a 1000 euro, così no ti fanno la matematica. 3 clienti sono 3000 euro. Sì, facile per te che stai parlando in un video. In concreto, quanto rimane con te un cliente? Quanto riesci a portarlo avanti? Un mese solo e poi ti saluta? Io stesso ho clienti che comunque mi hanno permesso di arrivare agli ultimi 31 giorni di 10.000 euro che non mi avvicino neanche lontanamente a 1.000 euro al mese. Perché? Perché il loro modello di business non sosterrebbe 1.000 euro al mese di budget per me, più la spesa pubblicitaria, più tutto il resto. Sarei insostenibile, probabilmente durerei 2 mesi. Anzi, questi clienti mi pagano 500, 600, alcuni 700, altri anche più di 1000, però per farti capire che non è che c'è un prezzo definitivo e tu devi vendere a tutti a quel prezzo. Non funziona così. Quindi parti testando i tuoi prezzi. Non necessariamente devi partire alto, puoi anche partire con un prezzo più basso della media. Ok? Tanto ti serve all'inizio per generare i primi clienti, i primi contatti, le prime testimonianze, ti serve per creare un po' di ciccia, di massa, no? Come si dice. Non serve partire a bomba a 2000 euro al mese se non sei nessuno, se sei un pischelletto a cui la gente neanche dà fiducia. La quarta cosa su cui puoi lavorare è un personal brand o un brand aziendale che sia professionale. Cioè devi presentarti ai tuoi potenziali clienti in modo professionale. Se ti stai rivolgendo a gioiellerie, per esempio, non puoi presentarti con il borsellino e una maglietta con scritto di Squared, cioè fai ridere, ok? Lo dico per esperienza, perché mi è capitato di ragazzi che ho identificato la mia nicchia, il mio target sono le gioiellerie di lusso, e vedi i suoi social, i suoi profili, la sua immagine col classico pischello 17 anni con il ciuffetto, col marsupio. Ma dove vai? Cioè un proprietario di gioielleria
non ti darà mai fiducia se ti presenti in questo modo. Ok, quindi l'immagine deve essere coerente con quello che stiamo facendo, di cui stiamo parlando, che stiamo offrendo, e deve essere professionale. Ho inserito sito web e immagine professionale in questa sezione perché per presentarti a qualcuno, più appari serio e professionale, meglio è. Anche, ti faccio un esempio banale, utilizzare Gmail, magari, potrebbe non essere il top della professionalità. Ok, all'inizio va bene, ma se poi riuscissi a creare un'immagine di te più professionale possibile, cioè ad aumentare la percezione, per esempio io utilizzo info@riccardoavenali.com, che non è riccardoavenali@gmail, è diverso, no? Cioè si capisce che c'è un minimo e una parvenza di professionalità, almeno. Poi non è quello che sicuramente ti farà fare la differenza, però inizi con queste piccole cose a capire come creare un'immagine professionale di te. Un'altra cosa da fare nell'arco del primo mese, di queste prime settimane, è settare l'app e il software per prenotare gli appuntamenti, perché il tuo obiettivo nel business di SMMA o qualsiasi business di servizi e di consulenza è quello di generare meeting, generare appuntamenti con potenziali clienti, ok? Si passa da una fase di attrazione, che andiamo a vedere dopo, dove le persone iniziano a conoscerti, poi contenuti per creare nutrimento, e poi devi portare le persone in fase di vendita. Io per esempio utilizzo Calendly sia per la mia agenzia sia per Sistema 90 giorni, che è il programma di affiancamento. Chi vuole candidarsi, chi vuole lavorare con noi, passa per Calendly, cioè c'è una cosa minimo strutturata dove le persone possono prenotare l'appuntamento, settare la data, tutto viene riportato su Google Calendar, insomma è un po' più professionale del ok, ci sentiamo giovedì alle 17, così campato per aria su WhatsApp, ok? Qui si prende invece un appuntamento. Queste sono le prime cose da fare nell'arco del primo mese, ok? Adesso passiamo al livello superiore. Siamo al mese numero 2, i giorni che vanno dal giorno 30 al giorno 60. Ora, abbiamo costruito le nostre fondamenta, abbiamo iniziato ad arredare il primo piano, per così dire. Adesso passiamo al secondo piano del business. Quello che bisogna fare adesso è giocare veramente sul serio, perché da qui inizia l'operatività giornaliera e quotidiana che ti porta a raggiungere i risultati che vuoi. Quindi devi iniziare ad acquisire i tuoi primi contatti in organico, devi creare un piano editoriale per nutrire potenziali clienti, cacciare e pescare clienti. Che cosa significano questi tre punti che abbiamo appena detto? Che devi avere il tuo sistema di acquisizione e attrazione. Queste sono cose che in maniera molto approfondita e proprio come fare giornalmente vado a spiegare nel mio programma di affiancamento. Trovi tutti i link se ti interessa qui in basso. Sarebbe impossibile racchiudere tutto in questo video, però sostanzialmente quello che devi fare è cercare di attrarre persone che vogliono lavorare con te e che quindi ti contattano autonomamente, ma non solo, perché molti ti dicono i clienti devi soltanto attrarli. Sì, non solo, all'inizio è un po' più difficile attrarre clienti, bisogna lavorare non solo di pesca, anche di caccia. Ok, la pesca è io lancio la lenza, lancio l'amo e aspetto che qualcuno a bocchi, cioè qualche pesciolino, ovvero i clienti. Il problema è che nello stesso lago ci sono tantissimi pescatori, cioè tantissime persone come te che stanno provando a pescare. Invece devi iniziare a cacciare, ovvero ti tuffi e arrivi prima dei pescatori. Se vuoi approfondire meglio il concetto, ho scritto una guida che è gratuita, la trovi tranquillamente nel link che ti lascio in descrizione, che va ad approfondire questo concetto della caccia e della pesca, del come fare per acquisire clienti in organico. L'obiettivo di tutto questo, di tutta questa operatività giornaliera, è fissare meeting con i prospect, cioè persone interessate, potenziali clienti, ok? Non devi aspettare che siano loro a voler lavorare con te e ti dicono ehi ciao, non vedo l'ora di darti i miei soldi, perché non succede mai. Quello che bisogna fare è iniziare a creare un po' di relazione, per esempio in DM, per esempio su Messenger, che già ti sto dando qualche spunto, creare un po' di relazione, un po' di rapporto, per poi proporre un appuntamento di vendita, una call, ok? In call andrai a presentare quello che è la tua offerta, quelli che sono i tuoi servizi, farai vedere che cosa puoi fare per loro, ok? In questo secondo mese di attività devi concentrarti sul fissare più meeting possibile e chiudere più clienti possibile, anche se non, ripeto, non raggiungi chissà quali cifre sbalorditive, 1000 euro, 2000 euro al mese a singolo cliente, ma tutto questo ti serve per creare volume, per creare casi studio che poi potrai utilizzare nei prossimi
nelle prossime consulenze, nei prossimi meeting che terrai con nuovi prospect e nuovi potenziali clienti. Okay? Questa è la vera e propria operatività giornaliera. Nel mio programma di affiancamento io do proprio tutti i template di come creare relazione con le persone su Messenger, in DM, come portare una persona in appuntamento, come fissare più meeting, tutti i template, anche spreadsheet di Google per tenere traccia di tutto, perché ci serviranno soprattutto dal giorno che va dal 60 al 90, cioè il terzo mese. Ok? In questa fase di terzo mese, quello che devi fare è passare al setaccio tutte le azioni che hai fatto nei mesi precedenti, nelle settimane trascorse, e analizzare quello che è andato bene, replicare ciò che è andato bene e rimuovere quello che è andato male. Ok? Ora, già con questa timeline che ti ho dato, sicuramente stai limitando quello che può andare male, perché ti sto già dicendo quello che devi fare. Come vedi, io non ho parlato di fare campagne Facebook per aumentare clienti per te stesso, perché già so che se parti da zero all'inizio quella roba non funziona, quindi non te ne ho parlato, va esclusa proprio. Quindi ci saranno poche cose da eliminare perché sono andate male. Tutto ciò che è andato bene va replicato, ed è come se fosse un loop, è come se ricominciassi quello su cui poi devi concentrarti in questo mese e nei mesi a venire, perché ovviamente il business non è che finisce dopo tre mesi, questo è soltanto la rampa di lancio, poi dovrai lanciarti e iniziare a volare per conto tuo. Sarà quello di creare un network, di creare connessioni con altre persone nella tua nicchia, sia colleghi sia potenziali clienti, quindi trovare le occasioni per farti conoscere da più persone, anche eventi fisici, magari anche andare di persona ad alcuni eventi di networking. Insomma, le opportunità sono tantissime, e soprattutto devi tenere traccia dei tuoi KPI, cioè quante persone hai contattato, con quante hai avuto dei contatti che sono andati a buon fine, con quante hai fissato dei meeting, quanti di quei meeting sono andati in porto e hai chiuso il cliente. Tutto questo deve essere riportato su un bel foglio di Google, uno spreadsheet. Per questo video ti ho già facilitato un po' il lavoro, ti ho preparato uno spreadsheet che puoi utilizzare anche tu. Ti basta andare su File e crea una copia, così che te lo copi sul tuo Google Drive, ed è uno spreadsheet che ti aiuta a tenere traccia dell'acquisizione di clienti, ok? Come funziona? Funziona che ci sono tre mesi, ecco, giorno 1 fino al giorno 30, mese 2, giorno 1 fino al giorno 30 e così via. E in questi tre mesi quello che devi fare è selezionare il metodo di acquisizione che stai utilizzando per iniziare a creare le tue prime relazioni e a fissare i tuoi meeting, ok, per vendere il tuo servizio. Come vedi, io qui ho messo DM e Messenger, non ci sono chiamate a freddo, non ci sono Facebook Ads, tutta roba che magari altri ti hanno suggerito di fare. Io per mia esperienza ti dico che le chiamate a freddo sono il metodo peggiore per acquisire clienti, così come i video loom, le mail spam. Lascia perdere quella roba, per favore, fallo per te. Crea un qualcosa di lungo periodo e di sostenibile, che non si basa sulle chiamate a freddo, ok? Crea invece relazioni con i DM su Messenger, su Instagram, o i messaggi su Messenger. Stai creando relazioni, che non è una chiamata a freddo, che non è un'email spam mandata a caso, ok? Sono suddivisi in blocchi da 5, cioè ogni volta che contatti una persona, anzi che contatti 5 persone, qui metti 1. Significa che hai contattato 5 persone. Se ne contatti 10, qui metti 2. Se ne contatti 50, metterai 10. Ok? Se hai 50 conversazioni in DM, metterai 10. Ok? Se invece hai 10 conversazioni su Messenger, qui metterai 2, perché è come se fossero blocchi da 5. Ok? Quindi significa che hai avuto 60 contatti giornalieri. Questa tabella di colori invece ti serve per selezionare quanti meeting sei riuscito a fissare in un determinato giorno. I meeting fissati li devi colorare di verde, ok? Gli altri che non sei riuscito a fissare li colori di arancione o di qualsiasi altro colore tu voglia. L'obiettivo è riuscire a fissare 5 meeting al giorno. Ora, sono tanti, ok? Arriverà il momento in cui 5 meeting al giorno, tutti i giorni, diventa un lavoro insormontabile, e devi avere una persona che fa solo quello. Infatti adesso ci arriviamo, a creare un team basato sui risultati e delegare task replicabili. Questa è la cosa su cui dovresti lavorare nell'arco dei 60-90 giorni. Per esempio, in questo caso riesci a fissare 3 meeting, colori di verde, 3 slot, 3 caselle, e lo segni anche qui, 3.
qua ne hai fissati 4 e vai a segnare 4. Se qua ne riesci a fissare magari tutti e 5, li colori tutti di verde, ecco, e ne segni 5. Ok? Il totale verrà segnato qui. Quanti meeting sei riuscito ad avere nel mese di nel primo mese e nel secondo mese e nel terzo mese e così via. In ogni mese di operatività devi fare questo determinato lavoro. Poi potrai crearti altri fogli dove andrai a scrivere singolarmente, caso per caso, ogni singolo meeting, come è andato, quali sono stati i punti positivi della chiamata, i punti negativi. Noi ad esempio adesso lavoriamo in questo modo. Io adesso non so quanti fogli di Google ho che ogni giorno non compilo io, ma il mio team, a cui ho delegato queste task, compilano ogni giorno, perché ogni giorno abbiamo meeting, abbiamo persone che vengono in call e ci contattano, che vogliono candidarsi per il programma, eccetera eccetera. Quindi ti lascio questo foglio, che è gratuito ovviamente, in descrizione. Non devi lasciarmi mail, numero di telefono, niente di questa roba, è tutto gratis e aperto, puoi tranquillamente usufruirne. Ora, come abbiamo detto prima, arriva un certo punto in cui l'impegno è veramente tanto, quindi dai 90 giorni in poi, nei mesi che seguiranno, dovrai iniziare a strutturarti per delegare alcune task che possono tranquillamente essere replicate e fatte da altre, e quindi creare un team basato sui risultati. All'inizio, soprattutto all'inizio, magari non puoi permetterti di pagare degli stipendi, quindi si lavora su risultato. Se una persona che lavora per te e con te, perché comunque siete un team, raggiunge un risultato, guadagni tu, guadagni anche lei. Un classico lavoro su provvigione. All'inizio puoi partire così, sicuramente ci sarà gente che è disposta a darti una mano, perché anche per loro è un modo per guadagnare soldi. Detto questo, visto che sono 40 minuti che sto registrando, direi che il video possiamo chiuderlo qui. Ho cercato di inserire tutte le informazioni necessarie e utili per aiutarti a partire con il tuo business di consulenza, di servizi, di SMMA. Potrai replicare questo modello e questa timeline a qualsiasi business tu voglia, soprattutto se basato su una vendita di servizi, Done for You, SMMA e queste cose qui, ok? Quello che ti serve adesso capire è come fare tutto questo. Ora, puoi arrivarci tranquillamente da solo, con delle informazioni che ti ho dato in questo video. Se invece vuoi un aiuto più pratico, io ho Sistema 90 Giorni, che è il nome del mio programma di affiancamento. Non è un corso di formazione che ti do perché devo fare qualche soldo in più, il classico corso che ti vendono per alzare qualche soldo. L'unico che diventa ricco è chi ti ha venduto il corso. No, a me non interessano i soldi, a me interessa che chi si affida a me, i miei clienti, i miei studenti, raggiungano il risultato. Quindi è un affiancamento di 90 giorni, significa che one to one sono in trincea con te ogni giorno per aiutarti a raggiungere l'obiettivo. Anche qui in descrizione trovi tutto. Se vuoi più informazioni anche su questo, puoi tranquillamente prenotare una chiamata con Calendly, come vedi è lo stesso sistema che utilizzo anch'io. Con il link che trovi qui sotto avrai modo di fissare un appuntamento, e così che ti verrà spiegato come funziona il tutto e come funziona tutto l'affiancamento. Per questo video direi che è tutto, sono stato anche abbastanza prolisso e mi sono dilungato molto, spero che tu abbia apprezzato. Se sì, fammelo sapere con un like, con un commento, insomma, dammi un feedback. Noi ci vediamo in un prossimo video. Ciao!